Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Di Novi. Ora siamo qui a giocare con l'Etiopia. Dongola, il nostro vassallo, ci odia perché gli abbiamo fregato ben tre province, grazie a degli eventi che sono capitati, o due, non mi ricordo. E stiamo preparando una guerra contro Ajuran Kilwa e, se non sbaglio, pure contro un altro. Ah, Adramut, vabbè, come al solito Adramut ci prova a venire, ma non ci interessa. Adesso siamo alleati di Dawasir e siamo alleati di Mara, che sono delle potenze regionali in Arabia, che fanno pietà, però probabilmente faranno da deterrente per un eventuale attacco dei Mamelucchi, che vogliamo evitare assolutamente, vogliamo evitarlo come la peste. Qui abbiamo Miklaf, che addirittura potremmo vassallizzarlo. Non sarebbe male. Non sarebbe male. Abbiamo una situazione economica tragica, anche se abbiamo assai miniere d'oro. Il fatto è che purtroppo abbiamo fatto una guerra disastrosa contro i Mamelucchi che ci ha fatto piagne. Ci hanno fatto proprio piagne, ragazzi. E ancora c'è Domoripia. Ancora c'è Domoripia. Dobbiamo ripagare assai prestiti dai Mamelucchi. Per finire la campagna abbiamo fatto già 2 punti su 5, ok? Per l'obiettivo di prendere i 5 siti copti. Poi dovremo prendere pure Costantinopoli per far Prester John. Ma gli ottomani, se non sbaglio, sono spariti. Ah, lo so po'. No, non sono spariti. Sono la prima potenza del mondo. Solo che non li ho scoperti. Ok, e no, perché qua sono spawnate tutte le nazioni che di solito non ci stanno mai e non erano più rivali dei Mamelucchi. Quindi forse non è che non erano più rivali dei Mamelucchi perché erano troppo forti, ma perché erano troppo marci i Mamelucchi. Ok, va bene. Cioè, non va bene per niente, però in realtà a un certo punto noi vorremmo fare l'alleanza classica con i Mamelucchi, cioè con gli ottomani per attaccare i Mamelucchi, ricordatevelo. Quindi non sarebbe male fare questa alleanza. Poi a me piacerebbe, tipo, che ne so, attaccavo Yemen, se possibile. Mi dovrei pure alleare Miklaf e vassallizzarlo, magari. Mettere le truppe a Dawasir. O Yemen sta alleato de Mara, che è il nostro alleato, che non serve a nulla. No, io preferisco attaccare Ajuran adesso, eh. Guarda, io direi di attaccarlo. Però vorrei fare almeno finiste le ultime ribellioni rosse. Aoussa, che se non sbaglio è questo, va bene. E quest'altro, Vasangali, sì, sono questi qua. Poi ci sta quelli che vogliono l'autonomia Yoharta, va bene. L'indipendenza per Funge. Allunghiamo il monopolio. Tajura, ok, li ammazziamo subito questi. Mega easy questo. Ma ci sono aumentate le truppe? Ok, ma qua vorrei fare un paio di cannoni a ogni esercito di manpower. Con calma, con calma se fanno i cannoni, perché all'inizio non servono più di tanto. Ma bastano un paio di cannoni ogni esercito che vuoi utilizzare negli assedi. Questo invece è un gruppo di mercenari. A un certo punto vorrei anche richiamare la Free Company, ma adesso vorrei cominciare anche a farmarmi il professionalismo. Ok, su Alessandro Barbero già ci avevo messo sopra. E li ho ammazzati. Quindi vediamo qua poi che rimane. I particolaristi. Posso costruire il palazzo per prendere prestigio e legittimità. Questo lo devo fare, qua. Questo lo devo fare. Però fammi farmare un po' dei soldi abbassando i tassi. Ok, tiè. Mi ritorna il prestigio e la legittimità che stavano un po' a tocchi. Ammazza, la legittimità ti dà Tolerance of the True Faith Heretics Edens. Non lo sapevo, Carqua, non ne avevo idea. Quindi in realtà è fondamentale che ce l'hai, Arta. Va bene, va bene. Va benissimo. Continuiamo. Quindi sarà sempre più difficile che sei bella, gente, se io ho la legittimità altissima. Certo, prendo 0,14 all'anno, ma com'è che prendo così poco? Vabbè, comunque, la Grand Company ha finito quasi a manpower, ma me la devo tenere, ragazzi, me la devo tenere per un altro po'.
Quindi qua io do il primo canon. I famosi canon etiopi. Timidamente i soldi stanno a tornare. Timidamente. Se mi arrivasse quello che mi davo sconto a quanti all'esercito non sarebbe male. Qua no, non cambiamo mai advisor. Qua c'ho il missionario, ma non mi pare a caso. I mamelucchi ci hanno giocato la spia. Ho sempre i nemici dei mamelucchi, non c'è nessuno che me se vuole alleare, eh. Rimandiamo alleanza ai mamelucchi. Sams, che non c'è bisogno di mandargli al missionario, in realtà non serve a niente. Ho fermato gli indipendentisti etiopi grazie al fatto che ho troppe. Questo esercito è diventato più massello e si vede che ha abbassato l'arrest abbastanza. Ma che cos'è poi qua? Ha legittimità. L'altra cosa è la legittimità. Ok, Ogadin sta andando avanti la ribellione, quindi andiamo verso Ogadin. E posso fare una tech che è la tech diplomatica. Ottimo, ottimo. Mo' me dovrei far, ma sia la tech diplomatica. A proposito di tech diplomatica, ma... Ah no, le culture ce l'ho tutte. Va bene. Nessun problema, abbiamo tutte culture accettate. Famo ribellare Ogadin. Poi visto tutti. Senti, ma Dongola me ama? Poco, poco mi ama. Ajuran credo che qualche sordo ce l'ha. Senti, a proposito, vorrei vedere Trade Goods, chi c'ha l'oro. Ok, Killua c'ha l'oro. Mutapa, cacca, quando arrivo da Mutapa urlo. Però per adesso niente. Per adesso ancora nulla. Ok, adesso arriva Adramut, Killua e Malindi. Ok, stavolta arrivano tutti. In tutto so praticamente uguali a me. Quindi i mamelucchi mi attaccherebbero durante la guerra. Probabilmente. A meno che non stanno in guerra pure loro o qualcuno. Alleato dalla Siria e basta. Ecco, se io mi fossi alleato degli ottomani o qualcosa del genere, probabilmente potrei pure vincere, capito? Ramazan e Siria. Questi mi posso chiamare perché amano i mamelucchi per qualche motivo. Ok, posso fare un'idea di qualità. Sì, la faccio. Finalmente prendo uno di legittimità all'anno, così se risolve questo problema di prendere due spicci di legittimità. E 50% di chance of the new heir. Qua 20% di fort defense, non sarebbe male, visto che con i copti prendo già de base un altro 10%. Quindi va benissimo farmare un po' di quella roba. Production efficiency. Production efficiency non sarebbe male, però non so se va a interagire sulle miniere d'oro. Non ne ho idea. Però sarebbe un puntino tattico de... Guarda, 5,56. Questo lo prendo. 5,56 diventano 4,37. No, in realtà praticamente non ha modificato nulla. Però almeno faccio più un punto amministrativo al mese. Sams che sta per attaccare l'Armenia, così i nostri amici copti finiscono. Io spero che finiscano i copti, perché così posso diventare difensore della fede gratis. Dongola, più 200 delle relazioni, vabbè. Intanto 4 delle cose, vabbè, ma guarda, sta parte è molto tranquilla. C'ho 10 di inflazione, quindi l'unica speranza è che arrivi l'evento dalla banca centrale. Che cos'è qua, oh? I nobili vogliono più pensioni. Tiè, per forza. 20 anni con le tasse in meno. 20 anni! Vabbè, ci sta. Ci sta, dai, ci sta. È
Devo per forza farla una guerra. Devo per forza. Eccoli! Stanno in guerra con gli ottomani, a posto. Non c'è nessun problema, adesso posso intervenire. Namo. Namo contro Adjuran. Anzi, quelli più marci li mettiamo qua per bloccare Adramut. Se no, mi vendono questo esercito da 6 dappertutto. Qui si può passare. No, no, in realtà qua c'è Urgoma che blocca tutto. Quindi qui si blocca. Ok, uno dei Nova Deepness per 4 Land Rest. Va benissimo, dammelo. Per Nova Deepness se farma meglio è. Quindi mo Adjuran lo attacchiamo. Mogadishu è il suo vassallo. Quant'è questo? Ok, Malindi lo mettiamo con belligerante. Killua pure. Ok, tutti con belligeranti. Tranne Adramut. Quindi, vai. Killua, Malindi. No, Malindi aveva detto che questo me... Scusami. Si è alleato adesso. Vabbè, ok. Quindi, ci metto Killua con belligerante. Chiamo da Wasir e Mara. Perché no? Perché no? Gli prendo Elbur. Gli prendiamo Elbur. Quindi, tu vai ad assediare la capitale di questo. Tu vai alla capitale di Mogadishu. Dovrei cercare di non far passare i nemici nei miei territori, perché mo la maggior parte dei posti c'ho la cosa, c'ho la prosperità, che anche quella è una delle cose che mi sta mandando meglio l'economia. L'abbassamento dell'inflazione lo devo fare per forza, cacqua. No, sì, cacqua, così mi si abbassa gratis per sempre, lo devo fare. Interessi all'anno meno 0,5, pure quello si strilla. Senti qua. Ok. Lo senti? Aspettiamo che locca. Ok, yeah, è il burr. Paghiamo il debito dei burgers. Va bene. Ok, qua Adramut ce lo beviamo, perché c'è stanno sia Mara che Dawasir con noi. Quindi probabilmente posso farmi dai soldi da questi. Proprio barbone, barbonissimo. Quindi senti, tu vai qua. Questo da 6. Ah, guarda il modello dell'Etiopia. Non ci avevo mai zoomato fino a mo. Ok, qua per forza tutto quanto, ragazzi. I timuri di 100 d'amicizia, che tanto non bastano. Ok, questo va qua. I Gawa Regiment sono forti, ma manco troppo, devo dire, Però li puoi potenziare dopo. C'è una missione che dava dei privilegi. Questo l'avevo letto nelle patch note. Praticamente puoi attivare dei privilegi che modificano i Gawa Regiment e gli fanno fare delle cose diverse rispetto a quelle che fanno mo. Quindi i più forti di solito. Ok, inseguiamo sti 8 che si riesca a ammazzare, ho risolto il problema. Niente, quando ho guardato è Malindi manculato. Torno indietro. Questi sono morti, E niente, due Gawa Regiment. E niente, hanno bloccato, stanno a na. Andiamoci tutti. Ok, questo ha bloccato. Questo credo che mo perda con questi, ma Mara sta ferma, non fa nulla. Ok, qui mi hanno sfasciato. Oppure no? Oppure non si capisce. No, mi hanno sfasciato. Oddio. Ho vinto. Ok, qua devo riaddestrare due truppe. I Gawa Regiment fortunatamente non costano nulla. Sono gratis. Quindi mi hanno ammazzato un cannone, credo. No, ok. Bene, quello lo rimetto a bloccare qua il passaggio. Mo i cannoni li mando a Mogadishu. Ovviamente prima devo ammazzare sto un K prima che cominci a rompere i maroni. Attacchiamo sti 2 K. Ok, perfetto.
Quindi questo va qua e questo va a sedia Mogadishu. Ma questi non possono più passare perché qua se c'è sta un blocco. Possono al massimo provare a girare dentro a sta foresta, però magari i selvaggi li attaccano. Quindi, ti è? Io ho ammazzato un K a Ajuran. Ok, ti è? Perfetto, gli abbiamo occupato tutti i territori ad Ajuran. Ad Ajuran e a vassalli. Adramut sta a vincere, raga. Adramut sta a vincere. Cioè, non ci posso credere, raga, qua. Non ci posso credere. Mara ha 7k e sta fermo qua. Cioè sta a vincere. Sta vincendo Adramut. Ma tu te rendi conto? Da Wasirch ha 4000 uomini. Cioè ho capito che sono stati marci, ma fino a sto punto, cioè che c'hai 7k e non te muovi. Cioè boh. Ok, questi continuano ad addestrare i cappini, io li ammazzo. Così almeno un po' continuo a fare eserciti. Anzi, se io vado a prendere pure Malindin sarebbe male come idea. Eccolo Malindin, eccolo, 8k, andà a presi in sesà. Ok, i selvaggi hanno attaccato Malindin. Ajuran è arrivato che i navi, ma si è suicidato. Ok, ok, ha perso. E niente, niente, sono passati. Sono passati, oh. Sono passati, un secondo. Questi to stanno a Dawaro. Mo come, come stronzi, come minimo. No, no, aumento l'inflazione. Senti, devo fare per forza le tasse di guerra. Meno 5. Perché meno 5? Ok, l'esercito dei Malindi lo dovrei aver ammazzato. Meno male che questi non mi hanno attaccato gli eserciti assedianti. Così posso andarli a ammazzare questi. Perfetto, poi mo devo andare a occupare Malindi tutto di corsa, eh. Qua devo aspettare un attimo che si ricarichino i cristiani. Questi un po' mo cascare, eh. Mogadishu con due cannoni. Sanno manco che sono i cannoni a Mogadishu in quest'epoca, però non si rendono. Ok, adesso si sono abbastanza ricaricati. Ok, non ci sono più venuti i killwisti. Attenzione! Chiamiamo tutto il possibile. Niente, 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 niente. Niente, proprio un secondo e hanno vinto. Un secondo e hanno vinto. Uno, due, tre, quattro. Un secondo e vincono. Ok, tiè. Mo, con questo lasciamo solo un K qua e andiamo avanti. Quando ci stanno le regioni con i selvaggi odio proprio perché c'è sempre l'esercitino che passa e te va a invadere da qualche altra parte. Sempre, qua. Tiè, guarda qua, guarda qua. Ok. Killua già sta prendendo botte da qualcun altro, la mutava. E io ho cioccato l'esercito. Vediamo se sa rende con me Killua. In realtà lo vorrei ammazzare Killua. Quindi non manderebbe che sa rende. Ha preso due selvaggi Killua, eh. Si piavide è morto. Invece Killua ha preso due selvaggi e continua a camminare. Ok, Malindin l'abbiamo occupato tutto. Ok, abbiamo ammazzato Killua. No, andiamo a cercare di ammazzare Malindin che è sbarcato là. Ok, tiè, tiè, dai, stanna bene, stanna bene. E da sette guerra ci hanno salvato. Oh, niente, cioè, nessuno attacca, guarda, cioè, oh, regà. Regà, guardate, eccoli, guarda, guarda che sta a fare questo. Guarda questo, sta guardando in giro. Dove sta l'arnefico? Così, a Kishin, la capitale occupata, Temara. Dove sta l'arnefico, sì. Dove sta, guarda, guarda come si guarda intorno. Ho spaesato, non sa dove è andato. Dietro c'è il deserto, a sinistra c'è la direzione sbagliata, a destra c'è questo, però non ce va. C'ha il dubbio, capito? Gli viene il dubbio, ma non devo fare niente.
E il sultano ha detto che l'unico modo per vincere è non fa niente. Ok, andiamo là. Cioè, cacco, sono maledetti. Gli alleati sulle popoli razzaliste sono maledetti. Ok, Kirua è morto. Kirua è morto, almeno abbiamo un esercito in meno, uno di innovativeness. Cioè, ma meno male non vanno attaccati i mamelucchi, raga. Cioè, ma che cazzo ci fai con questi alleati di merda? Sai quanto stavo rosicato adesso mi hanno attaccati i mamelucchi? Oh, stanno a perdere contro gli ottomani! Si strilla! Si strilla! Ok. Si fa il tifo per il sultano! Il tifo per il turco, ragazzi! Mogadishu ho finalmente vinto. L'assedio di Mogadishu fatto con i cannoni, che a Mogadishu c'hanno i forti con i bastoni in quest'epoca, però non si arrendevano. Non si arrendevano. Ok, qua ci lascio soltanto i cannon e due cristiani. Tiè, non basta l'assedio. Tiè, la tregua con la giamma è finita. Ma quale tregua con la giamma? Ah, quella di quando sono intervenuto a dare una mano a Dawasir, che si è espanso, ha ammazzato Shammar, magari diventava Massello, invece no, guarda qua. Guarda qua che sta a pazzi. Che poi Dawasir, se non sbaglio, è in orta. Cioè... ah no, è una tribù araba adesso. Poi se giochi bene diventi in orda. Invece quelli sono rimasti tribù araba. Mombasa chi è? Mombasa, felicista dei piedi, l'attacchiamo. Poi attacchiamo Mutapa. Malindi, ok. Tumbuga, e mo chi è Tumbuga, ok. E Makua. Ecco, se riesco a andare pure a Sakalava è tutto gratis, eh. Ma io magari ho Portugal, perché se ho Portugal te fa piagne. No, se ho Portugal, cioè la missione diventa amici del Portugal, con l'Etiopia, mo che ce penso. Dai, sta a prendere botte, sì. Dopo te vengo a dare sto. Allora, Malindi, full annex. Tiè. 89%, 55% di sovraestensione, ma con solo Adjuran che verrà bevuto tanto quanto questo qua. Quindi facciamo 37 euro e Malindi diventa roba nostra. Quindi 1, 2, 3, 4. Perfetto, perfetto. Mo deve solo cascare Adjuran. La Zanj Company è diventata disponibile per l'assunzione. Ma guarda sti due, raga, cioè, raga, voi manco convincete quanto solo si ha. Ma stai a vedere che schifo sti due. Cioè, guarda Dawasir, guarda Mara, hanno perso contro un Momo Provincia. Hanno perso contro un Momo Provincia, ragazzi. In due, eh. In due, cioè, c'hanno la rabbia con tutti i deserti di merda a tre sviluppo, ma c'è poco due. Va bene, dai, su, Adjuran. Allora, se non prendo Mogadishu, ma arriva come vassallo a me. Quindi magari, se mettiamo caso, questa è... Allora, ragazzi, devo dire, non mi interessa, ok? Cioè, se ci fosse stata una coalizione, avrei potuto non prendere le ultime due province di Mogadishu e de facto in realtà te lo piavi uguale, perché Mogadishu, essendo vassallo di Adjuran, poi diventa vassallo tuo e gli hai fatto full annex. Però, visto che alla fine gli unici che si lamentano sono due schifosi, non mi interessa, anzi, qua sono tutti i feticisti dei piedi, quindi pure tutto il Sudafrica è mio. Quindi la strategia migliore per fare l'obiettivo dei 5 cosi dei Copti è andata dalla parte opposta. Come li ha, ragazzi, stiamo già come li ha, ok? Quando devi andare a difendere Vienna, vai a Pechino. Uguale, calcola la stessa cosa. Quindi mo famo sta campagna che conquistiamo la Cina e poi torniamo. Con tutta la Cina, c'è un milione di truppe e attacchiamo i mamelucchi. No, vabbè, dai, scherzo. Però, insomma, visto che questo è regalato... ah, niente. Oh, sì? Ok, pure Merca, che è difesa con i pali i pali con le teste tagliate dei nemici, ugualmente resiste ai cannoni. Ok, tiè. Oh, allora, attenzione, attenzione, perché queste zone marce...
magari le posso concentrare con il dick, con il dick. Però queste cose me ne devo concentrare, che ce penso. No. Quindi no. Stavo a pensare, mo cambio capitale. Passo in una capitale con lo sviluppo più basso e poi allora posso fare concentrate. Però in realtà, essendo parte della nostra cultura, quella parte, no. Quindi facciamo i gor. Manca solo una provincia, ovvio. Ovvio che era ovvio. Mi iscrivete al canale con queste battute. Allora, aspetta, eh. Mo cominciamo a fare caspia su Mombasa. E poi se facciamo pure un attacchino tattico a Mutapa, mi sa. No, mi sa che facciamo un attacchino tattico a Mutapa e Mombasa arriva dopo. Ok. No, allora lei va a spia a Mombasa, ok. Quindi questi, metà, se ne vanno qua. Questi acciaccano i ribelli in questa zona di un rosso molto esaltante. E qui facciamo un po' di ste zone, ci mettiamo l'abbassamento dell'Arrestino, che tanto non basta mai. Oh, mo abbiamo preso un po' di territorio, eh. Mo dovrebbe essere pure aumentato il numero delle truppe. Oh, molto bene, molto bene, molto bene. Stiamo ancora molto avanti con la tech amministrativa, cioè militare, quindi potremmo continuare a fare le idee, mo che arrivano. Cerchiamo di finirci il gruppo delle idee di qualità. Ragazzi, 1500, non ho idea se questo obiettivo si possa fare più velocemente, ma non ho idea di come fai a pista i mamelucchi più velocemente cioè, anzi, come fai a pista i mamelucchi, punto, no, più velocemente. Quindi più 10 di morale delle navi. Allora, ragazzi, mo la prossima ci renderai forti de goccio. Quindi non sarebbe male. I forti diventano proprio de goccio qua, abilità. Sti soldi bastano mai, eh. Bastano mai. Manco mezzo debito ce li paghi. Vabbè, però dai, si sono abbassati. Si sono abbassati, siamo sinceri. Si sono abbassati. Oh, stiamo tutti al 50%. Voi? Oh, ok, io ho fregato la terra, perfetto. Quindi l'autonomia mo non si alza. Abbassiamo l'autonomia dappertutto. Alcuni posti stanno veramente bassi di autonomia. Quindi ci danno proprio il max di quello che ti devono dare. Oh, mo che arriva la starta tramvata di autonomia dappertutto, l'economia mi dovrebbe partire. Vediamo. Più 1,71, ragazzi. Eccellente. Signor Banks. Vediamo. Ottimo. Ottimo. C'ho 1,64 pagati per la corruzione di quando c'hai la sovraestensione alta. In realtà io direi che, visto che mi si sta alzando la corruzione, a sto punto vado in paro. Ok? A sto punto vado in paro. Abbassiamo la bomba. Tanto non ce l'ho la corruzione in realtà, quindi sto costo non rimane tutti i mesi. Abbasso la corruzione a bestia, e tanto questa è la corruzione della sovraestensione, ok? Quindi la teniamo bassa il più possibile. Cioè, dobbiamo ricordare di togliere qua cosa appena c'è un evento, il cardinale hanno scoperto che fa l'impicci e ti danno uno di corruzione. Quello ce lo dobbiamo ricordare di toglierlo subito, la baghetta al massimo, se no vai rovinato. Ok, allora Mutapa lo dobbiamo attaccare per accedere a ben 4, anzi 5, mo con Killua miniere d'oro. Quindi non c'è, ecco, già è finita la corruzione, quindi a posto così. Cioè, paghiamo 5 al mese di corruzione, però questa è la corruzione che mo finisce per la sovraestensione, 0,35 che prendi dalla sovraestensione. In queste zone sei fortunato. Perché, diciamo, ci stanno talmente tante religioni, talmente tanti gruppi culturali che le coalizioni sono molto difficili. Il prezzo da pagare è che stai con nazioni che fanno schifo, per forza. Ho fatto una partita, già l'ho raccontato, con Ajran, che diventi la Somalia. La Somalia ha l'abilità di fare la pirateria, quindi non è per niente male. Cioè, i pirati somali, calcola, stanno in Europa Universalis millenni prima di quando stanno oggi. Però niente male, ragazzi. Non ignorate l'effetto della pirateria, eh.
Allora, senti, che me dai? Ovviamente io voglio la miniera d'oro. Kilwasidi devi essere musulmano, va bene. Quindi a Kilwa gli facciamo un bel claimone. Mutapa, quanti cristiani ci avrà? Mutapa, miardo, 20.000. Ok, tutti i gore l'abbiamo finiti, quindi è già finita la sovraestensione, spero. Qui, anche se rimaniamo indietro le tech amministrative, ragazzi, le faccio tutte i doppi gore, perché questi sono tutti della nostra cultura, quindi ci pompano l'economia a bomba, sti posti. Quindi, tiè. Anzi, mo' gli controllo pure dove sta il mercante e che sta a fa. Non sono matto. Yemen ci sta a fare i claim, incredibile. A meno che lo Yemen non si è alleato di Mamelucchi e quindi mo' attacca insieme ai Mamelucchi. È alleato degli ottomani, molto peggio. Però, vabbè, gli ottomani non mi conoscono manco. Quindi, di certo, non stanno a portarsi gli ottomani in guerra contro di noi. Va bene, ragazzi, più 7 al mese. Incredibile, incredibile, con la conquista del Corno d'Africa, vediamo dove stanno i mercanti. C'ho un mercante a collezionare i soldi qua al Corno d'Africa e l'altro ad Alessandria a collezionare zero, quindi in realtà lo mettiamo qui che ho almeno un po' di presenza commerciale, il 9%. Quindi quanto c'ho? C'ho 4,50. Mi sa che non era arrivato il mercante però. Beh, che prendi di meno rispetto a... No, non era arrivato il mercante. Ok, 4,50. Quant'era? Quant'era? Ah! 0,5! Oh, 0,5! Dai, 0,5! Dovrei attivare... La dottrina navale, se c'hai 0 navi, costa 0! Allora attiviamola subito! Allora io direi di attivare la pirateria. Non lo sapevo, calco, ragazzi. Questa è la prima volta che mi capita di cominciare senza navi e di non farle mai. La dottrina navale di solito costa sempre un sacco di soldi la prima volta che lo fai. Invece, se c'hai zero navi, non puoi pagare nulla per la dottrina navale. Tu immagini, tipo, senza navi. Oh, allora, ragazzi, il nostro compito è catturare le navi nemiche. Allora, ragazzi, con questo vi saluto. Ci vediamo alla prossima puntata. Cerchiamo di espanderci in Sudafrica, sperando che poi gli occidentali non ci facciano piangere. E i mamelucchi stanno prendendo le botte. Io spero che prendano le botte. Io spero che perdano assai territorio. Potrei attaccarli, ma è sinceramente troppo rischioso perché il mio esercito è marcio, non è manco maxato e vorrei finire di prima a pagare i prestiti e poi, una volta che c'è un'economia solida, comincio a dirigermi verso nord. Io con questo vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata. A presto!